Salve gamers, sono Kotaserocci, rieccomi con un altro video della mia blind run di Dark Souls 3 e riprendiamo subito con il nostro viaggio. Catroia! Fine di puttana, non l'avevo visto! Sono spaventato! Guarda, guardali quanti escono! Sti bastardi! Nanetti del cazzo! Tutto vi odio! La cerbotana di te l'ho detto, te lo ficco nel di dietro! Tipatici! Ma non rompere, ciao! Non si aspettavano apposta proprio, guarda, sì certo. Cadi! Sento altri di non morti, cavolo. Chi me ne sta lanciando? Pezzi di merda. Adesso me la vedrete, stronzi. Ehi. Ma vaffanculo! Hai rotto il cazzo! Fanculo, stronzi! Ste cazzo di frecce! Che palle! Eravate a punto di uccidermi, brutti bastardi. Oh, ciao. Pezzi di merda. Pure quella strega di nuovo. Lo sapevo che era la trappola. L'ho vista le ombre, però ho fatto troppo tardi. Puttane, stronzo! Oh. Ma fa beccato all'ultimo secondo, cavolo. Me ne sono accorto che era una trappola. Quell'aria è pericolosa. Certo, come no. Ciao. Questa stronza veramente dà fastidio. Tieni, cazzo. Crepa. Mi avevo fatto i pantaloni. Ah, un altro amuleto di Lloyd. Va bene. Qui dove abbiamo trovato l'anello, quello che difende il veleno, insomma. Va bene. Possiamo andare avanti.
E questi? Oh, headshot. Un altro headshot. Aia. Sono pesante, cavolo. Togliermi. L'arco. Nanetti, io vi odio, lo sapete? Vi odio. Siete veramente una spina del fianco. Guarda queste merde. Uscite delle fottute pareti. Puffi del cazzo. Crepa. Ah. Tranima. Mi spiace, ma non mi fido di voi. Ciao. Che mi hai lanciato addosso? Non dimmi che... Se qualcuno mi brucia io... morirò come una merda. Non so, non ho capito cosa mi hai lanciato. Ok. Insomma, le stronzetti qua erano qua sopra, i nanetti. Volendo io posso evitarli e ucciderli poi. Tutti quanti qua sopra. Va bene. Wow. Ah! Madonna, cos'è quella combo? 2 bastarde, 2. Pure mi lanciano. Che cosa mi lanciano? No! Bastarde di merda! La tazza lanciata da sopra! Questa si chiama fortuna! Si chiama fortuna, cazzo! Sono suicidata, quella stupida. Il mio padre ha il suo set. Meno male, mi ha pigliato una Estus. Ok. Qui potrebbe essere anche... Questo è cenere. Qua si potrebbe tranquillamente... Sembrerebbe un posto dove c'è un fallo. Tarde. Zombie cavicazze. Ciao. E noi quest'area noi l'abbiamo vista molto prima. Là si trova il villaggio dei non morti e là si trova Lothric. Ah, possiamo aprire allora. Bene. Ok. Che bella area. Nel frattempo torniamo un secondo. Qua che pregano. Guarda questa stronza. Oh, un esso kamikaze. No. Vabbè. Capito. Uno alla volta.
Vieni qua. Porca miseria, mamma mia. Male. Cavolo, ne ho tantissime anime. Ne ho tante anime. Va bene. Non mi piacete. Che diamine è quello? È un gigante questo? Un gigante, cazzo! Che ci fa qui? Schifo. Devo al fuoco? Sì. Qua bisogna. Avevo bisogno delle piromanzie. Porca miseria. Una trappola. E quello? Che oggetto è quello? È molto simile alla melodia di Lloyd. Stregone. Vieni. Ciao. Beh, hai visto ya? Via. Sentivo arrivare. Ciao. Qua la chiesa. La chiesa. Sembra un riferimento molto a Bloodborne. Si vede intorno dove l'aria, i morti rinascono con questa specie di parassita. E qua ovviamente la chiesa c'entra molto. È una cosa quanto e quell'ascensore, adesso lo vediamo. Perché mi guardi così? Saliamo un attimo, vediamo dove porta quest'aria. No, scende, porca miseria. Eh? Mm? E questo? Dove siamo? Non dirmi che è dove fallò. Non dirmi che dove fallò. Sì, cavolo, sì. Adoro questa specie. Questa verticalità di Dark Souls. Tutto collegato. Fantastico. Bel lavoro di level design. Che figata. Vabbè, noi, già che ci siamo ragazzi, facciamo una cosa, non voglio perdere queste 25.000 anime, torniamo un attimo al santuario delle lame del fuoco, magari prendiamo qualche piromanzia.
Ok ragazzi, eccomi qui. Di nuovo. Andiamo questo qua. Eh? Dov'è Mercante? Non lo trovo. Non c'è. Meno loro ci stanno almeno. Lei è qui almeno. Vediamo se possiamo potenziare la mano. Sì. Poi ho potenziato la mano di... la mano per amanzia più 3. Adesso dobbiamo insomma armonizzare. Dobbiamo prendere infatti un'altra fiaschetta. Estus. Va bene. Sì. Va bene. Adesso abbiamo 9 fiaschette Estus più 2. Vendiamo un po' di... potenziamo, dai. Ovviamente per salire la piromanzia e fare danno bisogna salire sia intelligenza sia fede. Facciamo salire un altro punto di intelligenza. Per avere sia 12 intelligenza e 12 di fede. Volevo vedere se posso indossare finalmente l'arco senza avere il fat roll. Sì, ok. Un altro punto di vigore e penso siamo a posto. A 18 di vigore. Possiamo... Ah, sì. Adesso dobbiamo armonizzare. Palla di fuoco, dai. Almeno qualcosa abbiamo. Bene. Come mai non vedo il mercante? Dove diavolo è andato? Ok, abbiamo necessario allora. Però voglio cercarlo, non è che... Spero che qualcuno non l'abbia ucciso il mercante. Che aveva la voce di pace di Iena quel tizio là. Ok ragazzi, adesso possiamo tornare verso quell'area. Siamo pronti. Torniamo verso la cattedrale profonda. Ok ragazzi, eccomi qua. Dunque siamo adesso pronti. Possiamo allora risalire. Col rumore. Ma è lui. Diamine, è incazzato. Una bestia, porca miseria, che male. Quel gigante ci odia. Che miseria. Ma prima non ci ha attaccato. Perché adesso sì? Merda. Cicciona bastarda. Muori. Sembra
quanto un tizzone magico. Va bene. Cioè, non dire che io devo uccidere quel gigante, dai, no, mi dispiace. Porca troia! Figlio schifoso! Lasciami! Madonna, come a Bloodborne! Questi schifosi, pure qua! È rotto! Brucia! Devo correre, devo correre, devo correre, devo correre. Porca miseria. Mi voleva prendere. Merda, devo muovermi, devo muovermi. Devo muovermi, cazzo, morirò. Via 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 via. Che miseria. Via, devo muovermi di qua, devo muovermi di qua, non va bene qua, stare qua. No 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 no. Porca miseria. Entra in qua. Cazzo, meno male. Uff. Rotto. Ma io non voglio combattere contro quel gigante. Un miracolo! Madonna, che pollo che sono però, eh! Palle! Bene. Non guardo sopra. Non guardo. Diamine. Sta cattedrale è enorme. Noi veniamo di qua sopra dove c'è il gigante, infatti. Incazzatissimo gigante. Molto incazzato. Pezzo di merda. Penso che non ti avevo visto, eh. Dai, non puoi dare quel calcio. Due volte di fila. Che dirai il calcio, stronzo? Questo? Sembra un tomo, un libro bruciato. Probabilmente alla chierica gli potrebbe servire. Questa è una zona, una chiesa. Probabilmente a lei.
mi serve, potrebbe servire, non si sa mai. Torno lì sopra. Quel gigante mi ha fatto consumare un casino di Estus. La devo correre soltanto, basta. Tieni. Cicciona bastarda. Tieni. Povero gigante però. Figlie. Ma dai. Ciao. Noi mica dobbiamo uccidere veramente. Sembra come corrotto quel povero gigante. Adesso? Mi sa che dovrei tornare, eh? Coletti e stronzi. Quel baule, il mimic. Porca miseria, quel cavaliere o quel guardiano. Dove è uscito? Mi ha visto? Porca miseria. Imponente. Ciao. Si è fermato. Mi ha notato, insomma. No, meno male, non mi ha visto. Che culo. Pezzo di merda. Mi ha visto, mi ha visto. Inutile che vuoi nascondere. Usa i miracoli. Ehi, quel miracolo! Madonna, quanto mi ha tolto tutta la stamina! Via, 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 via! Scendiamo, scendiamo! Sei miracoli con la merda! Dovrei farlo fuori però, eh? Però c'ho poca Estus. Se quanto potrei durare contro di lui. Qua? Eh?
Che? E Kirk? E Kirk? Diamine, Kirk di Dark Souls 1. Diamine! No, 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 via, 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 via. Non posso combatterlo. Non posso combatterlo. C'ho poca... poca Essus. Mi sembrava strano. Che storia. Cos'è? Che danno è quello? Quella malattia. Ok, ok, ok. Non è tanto. Insomma. Non so. Schifoso. No, no, sto senza mana. Repose come Bloodborne. E cosa anello? Corderite di Eldric. Ti aiuta ad aumentare o recuperare il mana? Ma boh. Fanculo. Che metto l'anello adesso? Però più Essos. Ho bisogno di un altro falò. Ancora tu, Kirk. Fa un bagno. Aia. Madonna mia. No, ragazzi. No. Qua muoio. No, muoio, muoio. Non esiste. Devo tornare indietro. So fa tutto. Sembra che so fa tutto. Sali. Perché non riesco a usarlo? Non riesco a utilizzare il lasso del ritorno. Non so perché. Qua morirò. Beh, perché no? Cerco di non farmi notare dal gigante. Spero che non mi veda usando quell'oggetto là. Quel rame. No! Sono morto. Quando corro così, che stupido che sono, mamma mia. Rise from your grave, never give up. Stupida morte. Andiamo a striacchi da sangue, dai. Voglio capire perché non mi lasciavo utilizzare il lasso del ritorno. Non ho capito perché. Diamine. Sarà veramente grande. Mi dispiace di quel gigante comunque. Muori. Cerchiamo di correre, ragazzi. Non posso stare qua.
Quell'anello, quell'anello. Porca miseria. Cazzo fai? Qui mi ha suicidato, se non sbaglio. Qui sì, infatti. Donna strega di merda, quanto ti odio. Sei la più antipatica, se hai solito il sostre. Ciao. La due oggetti ci stanno. E cosa ho preso prima? Un anello, quanto pare. Anello delle spade di Lloyd. Quando probabilmente hai gli HP, la vita al massimo, aumenti temporalmente il danno. I danni fisici. Vediamo. Sì, aumenta i danni fisici quando ho la stamina al massimo. Uno è il gigante, questo qui. Quello stronzo che... c'è uno vivo ancora qua. Cercare di non farmi fregare, perché c'è quello stronzo, se scendo di là mi maciulla. Mi massacra. Io comunque adesso devo cercare di trovare il modo di poter affrontare quello stronzo di Kirk. Perché prima mi ha veramente massacrato. Cioè, oddio. Mi sono buttato di qua e sono morto come un imbecille. L'hanno caduta. Quindi bisogna stare molto attenti a quest'area. Trovare il modo di poter scendere. Se non sbaglio si trovava questa parte qui sotto. Perché buttarsi di là è soltanto spreco di risorse. Qua è dove sta il gigante. Ci avviciniamo, si alza e ci attacca. E in effetti non vale la pena. Comunque dicevo, ragazzi, la cosa più semplice da fare, come chiunque potrebbe farsi una ragionata, è di uccidere il gigante. E a prenderle a frecciate, insomma. E lo uccidi dopo un po' di tempo. Ma io non voglio fare. No, non mi sembra la cosa più, almeno per me, corretta, perché sempre nei Souls ti danno la possibilità di fare queste scelte, di far sopravvivere qualche nemico, o in questo caso potrebbe essere anche un NPC, o altrimenti evitare la battaglia. Quindi voglio cercare, insomma, di affrontarlo, o almeno trovare il modo di non ucciderlo, almeno. Il miracolo. Tieni, guarda. Camiseria! Baxter! Cosa è scoppiato? Qua, in questa cattedrale o chiesa oscura, perché così questo è il posto dove noi siamo, è dove si promuove, insomma, i miracoli. E qui, dove in pratica non si vede assolutamente nulla sopra, dove è caduto quella specie di belva, se possiamo chiamarlo così, perché proprio come l'abbiamo sconfitto sembra una belva proprio al stile di Bloodborne. E ci ha droppato un anello alquanto strano, questo qua, che ha a che vedere con un'entità molto potente in questa cattedrale. Oh sì, decisamente.
E a quanto pare può essere uno dei signori. Dei signori del Tizzoni. Perché. In pratica prima avevo trovato quei due NPC del patto blu, che in pratica ci diceva che in questa cattedrale c'erano dei signori di Tizzoni. Cioè uno dei re dei Tizzoni, insomma, quelli del trono che abbiamo trovato al santuario delle gambe del fuoco. Uccidiamo questo. Merda, che cos'è? Veleno? Acido! T'odio queste merda. Voi insieme alle le troie quelle là di destre siete veramente fastidiosi. Muori. Eccolo Kirk. Donna, ma che cos'è? Sembra pisciata. Che cosa sembra? Acido, pipì. Rimane là. Madonna, ma che è sta cosa? È così a lontano. Tronzo. Approfittiamo la distanza con la cucicatana, perché non me lo voglio beccare in pieno. Già fa molto male, ecco, lo dicevo. Lo dicevo, lo prendo. Se lo prendo in pieno fa molto male. Non voglio rischiare. Faccio self play. Questo è il vantaggio della cicatana! Meno male che mi ha fatto il Perry. Ah, l'abbiamo fatto sanguinamento. Fa merda. Mi manca poco di vita. Morto per sanguinamento. Bella! Mi ha droppato lo scudo di spine e a quanto pare la spada di vita di spine. E ti dà sanguinamento. E scala su di sia forza sia destrezza. Eccola qua. La spada, insomma, di Kirk. Beh, insomma, come le spade dritte, quelle normali, quelle grandi, ha lo stesso moonset. Va bene. E lo scudo. Infatti, basta fare questo movimento con lo scudo e fai del danno. Va bene, questo è lo scudo, sempre spine di Kirk. Torniamo al nostro scudo originale, o meglio originale, insomma, quello che abbiamo cambiato è quello dei Cavalieri di Lothric. Questo scudo che ancora non ho capito come si chiama, per bene. Quindi qua abbiamo un gigante. Due giganti. Ma no, non è possibile. Non posso combattere così. Assolutamente. C'ho il Farroll, il Fatroll, quella specie di melma liquido. No, impossibile combattere in quell'area. Almeno in questa area che c'è il liquido si potrebbe. Eh? Non so per quale motivo, ma mi sembra strana questa parte. Sembra un come se fosse un marchingegno. Vabbè. Perlustriamo un po'. Quella leva? Infatti, ma che ingegno! Eh sì!
Sembra come se fosse una specie di... di carcere, qualcosa del genere. O cella. Quindi possiamo... soffrirlo per nostro vantaggio, perché comunque ci sono parecchi là oggetti, items, oggetti che potrebbero servirci. E noi, se ci avviciniamo là, quello là ci maciulla, ci massacra di botte. Noi dobbiamo cercare di fare in modo di riuscire a portarli qua dentro. Perché se noi ovviamente li portiamo qua dentro, spero che loro non riescano a uscire, i giganti, noi possiamo tranquillamente attraversare. E loro rimangono, rimarrebbero per forza lì, perché questo in pratica è di acciaio. Sì. Va bene. L'avevo detto, ne stavo parlando prima, infatti, ragazzi, che i Soul si danno la possibilità di fare delle scelte. E in questo caso la scelta più banale sarebbe uccidere i giganti. Ma in questo caso mi sembrava troppo facile. Io infatti non voglio uccidere i giganti. No. Questo era in pratica l'anello che devi avere, insomma, la vita al massimo o l'essus al massimo per poter gli aumentare l'attacco. Utilizziamo insomma l'anello essus, che ci dà più ci ricarica l'effetto dell'essus è maggiore. Guarda questo stronzo dove è uscito. Ciao. Qui non c'è modo di salire? Però possiamo per bene. Volevo provare per bene quest'area. Come spezzare una cicatana. Vabbè, possiamo ripararla poi dopo. Questi schifi. No, non voglio usare la bomba. Utilizziamo la freccia di fuoco. Non lo sai neanche. Merda. Oh madonna mia, quanti sono? Sono tantissimi. Madonna, quanto odio questi esseri. Vabbè, siamo fino a domani se stiamo lì ad attaccarli così. Infatti. Palla di fuoco. Sistemiamo tutta la faccenda. C'è una scala. Potrebbe, insomma, salire quella parte. Però se io mi avvicino... Infatti, via 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 via. La cazzarola, mi butta l'acido. Lo dico, la melma. E si riposa. Madonna. E quelli continuano a uscire. Sono tanti. Pensa Kenshin, pensa. Noi veniamo di qua, insomma. Ragazzi, qua ci staremo un bel po' di tempo, eh. Perché comunque là c'è un portone. E dobbiamo attraversare, per forza. Diamine. Qui non sono venuto, infatti. Qui? Ah. Dove siamo? Sari, mi sembra familiare. C'è questo schifo qua. Sì, ho capito, capito. Dove in pratica abbiamo preso l'anello della resistenza contro il veleno. Va bene. E stiamo tornando indietro. E qui?
Stiamo aprendo la porta da un'altra parte. Dove è sta porta? Oh oh oh! L'altra porta! L'altra porta della shortcut. Dove sta il fallò? Bene. Bene, 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 bene. E l'altra porta si riesce ad aprire? Questa qui? Sì! E questa è un ascensore. Porta in su. Non morti. Siete stronzi che lanciano le frecce di fuoco. Bene, mi hanno fatto recuperare l'Estus. Bene, 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 bene. E qui? Sono questi stronzi qui. Una scala. Va bene. Saliamo. Questi stronzi qua che lanciano piromanzie. Ciao. E questo anello? Anello del profondo. Sembra che questo anello ti aiuti a aumentare lo slot di armonizzazione. Insomma, per i caster è molto utile questo anello. Potrebbe essere molto utile. Dipende. C'è qualcosa là in fondo. Ti potrebbe, insomma, raggiungere. Ok ragazzi, ci fermiamo qui. Questa è stata la mia blind run di Dark Souls 3. E magari ci vediamo al prossimo video, gamers. See you. Merda. Ma perché tanti? Cos'è quello? Sporca miseria, si è tramutato quello.